Gianfranco Venturoni, capogruppo in consiglio regionale di Nuovo Centrodestra, appuntamento importante con Angelino Alfano a Teramo, una nuova tappa del giro che il leader di Nuovo Centrodestra fa in tutte le regioni d'Italia, visto anche l'entusiasmo che si sta registrando in Abruzzo. Credo che questo rappresenti una grande attenzione da parte del Nuovo Centrodestra a livello nazionale, ben 4 ministri vengono a Teramo e la cosa ci fa molto piacere. Certo, questo nuovo partito deve decollare, è tutto ancora da costruire, anche se abbiamo personaggi importantissimi sia a livello regionale che nazionale su questo nuovo schieramento, in cui io credo molto, perché penso che rappresenti un momento di difficoltà di questo Paese, una credibilità sia nell'amministrare ma anche di riscoprire un po' quell'ideologia di partito moderato che pensa più ai problemi della gente, non ai problemi personali. Teramo è la città dove non ci sono dubbi in tutto l'Abruzzo per quanto riguarda il centrodestra sul candidato sindaco, invece dovete trovare accordi a Pescara, per la regione non ci sono problemi e in altre realtà, pensiamo a Giulianova, pensiamo anche ad altre amministrazioni che vanno in scadenza proprio adesso. Nel momento in cui eravamo PDL, quindi un unico partito, era ovvio che la discussione sui candidati sindaci era tutta interna, adesso ci saranno dei tavoli di confronto in cui esamineremo i candidati scegliendo le persone migliori, senza pensare che questo tocca a te o a me come tipo Manuele Cencelli. Credo che sia un discorso di confronto sereno sui personaggi che meglio non possono rappresentare sia il centrodestra che contemporaneamente, insomma, che dia stabilità e credibilità di governo. Una campagna elettorale di 4 mesi è un vantaggio o uno svantaggio per il centrodestra? No, il centrodestra, la campagna elettorale l'ha fatta in questi 5 anni di governo, che credo che sia sotto gli occhi di tutti sicuramente un governo positivo in una regione che ha avuto proprio uno sfascio totale negli ultimi anni, prima di noi. Credo che oggi ci sia da focalizzare meglio i risultati ottenuti e soprattutto anche creare un programma che rilanci l'Abruzzo e rilanci la politica, perché oggi credo che ancor più che mai siamo in un momento in cui è la politica che deve essere rilanciata, la gente deve ricredere nella politica buona e sana e che in qualche modo capisca che il momento di difficoltà non si risolve con la protesta, ma si risolve portando a governare persone credibili e responsabili. Parlando del campo avverso, non c'è chiarezza nel centro-sinistra, ancora vengono scelti gli sfidanti praticamente in nessuna delle grandi amministrazioni. Io non è che entro in casa degli altri, credo che la battaglia sarà sicuramente dura e interessante su questa regione come anche nei vari comuni. Io penso che oggi sicuramente il centrodestra è forte e non ha paura di confrontarsi con nessuno schieramento avversario in nessun comune. Una volta c'erano le roccaforti rosse, oggi abbiamo dimostrato che si possono conquistare queste roccaforti anche, faccio l'esempio di Roseto, ma tanti altri ne potrei fare. Credo che la gente oggi è più matura nell'andare a scegliere un sindaco o un presidente di regione guardando soprattutto l'operatività del soggetto e la credibilità del soggetto stesso.